Nizza, in Costa Azzurra, Francia, incontriamo Tiziana e Bruno, pensionati italiani che hanno comprato casa qui. Ma quanto pagano di tasse? C'è una tassa governativa e noi per questo appartamento paghiamo circa 1.300 euro. Anche se è la vostra prima casa? Esattamente. E poi ci sono altre tasse sulla casa? Sì, c'è la tassa d'abitazione. Questa tassa riguarda chi vive nella casa, può essere lo stesso proprietario o il locatario. L'anno scorso abbiamo pagato circa 458 euro. Quindi alla fine sono parecchi soldi. Abbastanza, sì, sì. In Francia non c'è quindi distinzione fra prima e seconda casa. Se hai un immobile, le tasse le paghi e basta. Perché servono a finanziare dei servizi comunque? Servono a finanziare la pulizia, la bellezza della città, i giardini, i servizi associativi, i servizi per i senior. La Francia è il paese europeo con la pressione fiscale più alta, ma con i soldi delle tasse a Nizza si finanzia anche il sistema dei mezzi pubblici, efficienti ed economici, soprattutto per gli anziani. Noi paghiamo con questa tessera 10 euro all'anno. E potete prendere tutti i mezzi pubblici? Sì, entro la metropoli.